La vicenda di Valentina Caso Magentina, morta a Robecco nell'agosto del 2021, può con il senno di poi essere considerato un evento precursore di ciò che da mesi ormai accade a Milano, cioè ciclisti o pedoni in pericolo per via del traffico e in particolare degli autocarri. Per questo motivo il padre di Valentina, Giovanni, ha lanciato una raccolta firme per provare a trovare una soluzione da inserire nel codice della strada. Giovanni Caso fa sua l'idea lanciata dal sindaco di Milano Beppe Sala e ha iniziato così una raccolta firme su change.org. Valentina, mia figlia, era tra le tante cose, era un atleta, faceva gare agonistiche e ad agosto si stava allenando per una gara molto importante, anche molto impegnativa, che si chiama Ironman 70.3 e tornava verso casa per un allenamento in bicicletta. Purtroppo alla rotonda di Robecco è stata investita da un autocarro che non l'ha vista e quindi tutto è finito lì. Sulla base di questa esperienza, visto che poi questi incidenti sono all'ordine del giorno, qualche giorno fa ce ne sono stati altri a Milano di varie nature e molto spesso hanno visto coinvolti gli autocarri perché loro hanno questi angoli ciechi che in qualche modo limitano la visibilità, visto quello che stava succedendo ho deciso di organizzare una raccolta di firme che rendesse obbligatorio sugli autocarri questi sensori che esistono, ci sono dappertutto, per rilevare la presenza di pedoni o di ciclisti nelle prossimità. Secondo il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, Milano potrebbe porsi come precursore di dispositivi che vadano a permettere di leggere gli angoli ciechi per gli autisti alla guida di autocarri. Ma per Giovanni è necessario un impegno della politica a livello nazionale, perché provvedimenti locali o la buona volontà degli autisti non possono, secondo lui, bastare a risolvere un problema da troppo tempo sotto le luci della cronaca. Io penso invece che sia meglio che venga emessa una legge a livello nazionale che renda obbligatori questi sensori, e in modo che dia più forza e che sia più ampia possibile. Allora nel mio piccolo ho pensato di organizzare questa raccolta di firme per sensibilizzare le persone affinché più tanti siamo e si riesca a sensibilizzare la politica per fare questa manovra qui.